Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera dedicata a Bongigione per andare avanti e giocarci una partita abbastanza importante con l'Inter per scoprire se potremo ambire al secondo posto oppure se dovremo accontentarci del terzo. Io direi di mettere prima di tutto Melo, perché me l'avete consigliato in tanti di farlo rigiocare dopo tutto sto tempo al posto di Ide. E cosa ancora più importante, scusate, perché è la cosa su cui puntare maggiormente, è un ritorno al tiki-taka Nakata, con visto che Venuto ancora non ha ripreso in pieno la condizione. Quindi Ide, Boateng, qua mettiamo Melo, Gattuso, ma io direi Cicciolodi, visto che mi hanno strappato il sogno. No, ma mettiamo il capitan Piccinocchi. Ragazzi, tra l'altro vi segnalo che Piccinocchi si è dimostrato capitano vero e ci ha scritto su Instagram per ringraziare della nomina di capitano. Io non ci potevo credere e mi ha fatto veramente troppo troppo piacere. Per cui, che dire, abbiamo trovato il nostro idolo. E sappiate che dopo sta cosa, ovviamente, Piccinocchi me lo porterò anche su FIFA 19, ovunque ce ne sarà la possibilità, inutile dirvelo. Comunque trovate tutto sul gruppo Facebook, se volete le prove di quello che vi ho raccontato. Insomma, lì ci sono gli screen. Comunque, abbiamola, io porterei Venuto in panca al posto di Mascara, con cui non è mai scattato veramente l'amore, e il Mimo Wumplu in porta al posto di Soler, perché insomma ci prepariamo all'anno prossimo. In difesa Mexes con Banana, Pancaro e oggi ci vuole uno serio, per cui mettiamo Garufo, Drogba e Vieri. Direi che così può bastare e vediamo che succede. Insomma, sono veramente molto molto curioso di vedere se riusciamo a spuntarla in una partita fondamentale oppure no. Perché qui ci si gioca tutto, qui ci giochiamo ogni speranza di successo, qui ci giochiamo il nostro futuro. Allora, ragazzi, partita fondamentale per il percorso di campionato. Confido che si possa realizzare qualcosa di interessante, vediamo se è così. Ce la possiamo fare. Mimo! No! Bravissimo Melo! No, non Piccinocchi, il nostro Modric di Verona. Spon, bravissimo Ide. No, sul più, mamma porca. Io comunque ammetto di avere una certa paura per l'anno prossimo, continuo a dirlo. Che la prossima stagione, mo che apertura sopraffina. Ma dai, è una spinta e pia gli sta. Bravo Didier. Senza fallo, te dico, senza fallo. Pippo che anche con il 4-3-1-2 trova sempre spazio. Sì, vabbè, oh. Sì, però se non è fallo questo, allora porto il manganello la prossima volta. Aia. Sì, vabbè, allora falli segnare per forza. E allora falli segnare per forza. 340 rimpalli. Allora falli segnare per forza. Vabbè. Tanto si sa quando è così. Tutti i modi ho provato a levargli palla. Niente, Wumplu stavolta non ha mimato come si deve e si vede. Si parte in salita. Garufo, partimi in fascia, desiderio. Bel cross. Sponda. Sì, vabbè, però se facciamo una portacci. Sì, vabbè ragazzi, le comiche, veramente le comiche. Che si è inventato mo questo? Perché il fallo? Stavo a guardare un'altra parte io. Perché si inventano i falli? Vabbè, senza parole, veramente. Apri tutto. Bravo Garufo che si propone. Desiderio, fino in fondo desiderio. Bel cross desiderio. Niente. Drogba starta a vuoto. Ancora. Non abbassiamo la pressione. Piccinocchi, bravissimo. Bobo. Niente, ma porca. Gli ha tirato un missile terra-aria, ma non è bastato. Ma non è possibile, perde palla così. Ma non è possibile. Sì, vabbè, poi il gol dai dead proprio, è la coltellata al cuore di cui non avevo bisogno, guardate che palla. La difesa piazzata bene,
Complimenti, siamo riusciti a far sembrare un fenomeno anche quel... Vabbè. Va benissimo al secondo tempo, ripassiamo al 4-4-2 classico, che fa centrare Venuto e Barilla. Che risultato bugiardo! Bugiardo! Allora, dunque, come la riprendiamo? Quindi 4-4-2 in linea, non contenimento. Drogba Vieri, Melo fuori. Mettiamo Venuto a destra, Barilla a sinistra. E davanti direi che lasciamo tutto com'è, perché metterei giusto Lovren al posto di Garufo, uno un po' più fresco sulla fascia, per dare ulteriore spinta alla catena di destra. Venuto, contiamo su di te, Venuto. Eccala, si è già rotto un'altra volta, no? L'ho visto piegato malissimo. Vai Venuto. Bravo Venuto. No, dove... Io non posso vivere una vita in cui tutte le delusioni calcistiche vengono dall'Inter. Cioè, veramente. L'hai visto? È già gol. Stiamo già esultando. Stiamo già esultando, ho detto. Porcaccio. Vabbè. Dai. Pippo, pensaci te, Pippo. Ma porca. Bravo, Pippo. Sempre presente. Piccinocchi. La svolta lui. Bravo, Piccinocchi. Venuto. Ti prego, uno scatto, Bobo. Uno da qui a fine campionato. Bravissimi. Distendiamoci, ho detto. Bravo. Ma porca di quella. Io ce la faccio più a che fa con Bobo. Bobo, sei insopportabile. Fatelo di. Pensavo che sarebbe stato il bomber assoluto, invece. Appoggia, Pippo. Pippo, appoggia. Bravo, Pippo. Appoggia, Pippo. Bravo. Non è... Ma porcaccio. A un blu. Ma basta. Niente, ci stanno a fare un assalto. Non riesco a uscire dalla mia area piccola, praticamente. Ma porca. Sì, vabbè, a un blu. Però bloccane una, mortacci tua. Ma bloccane una. Invece di buttarti per terra e sbatti i pugni. Che porca... Cioè, è un passaggio. Due depressione. Sei alto due metri. Ma io, boh. Vabbè, 3-0. Proprio lo sveglione. Quello fatto bene. Ah, che delusione. Niente, questi c'hanno uno che pia pure quelle lanciate col cannone aria compressa. È chiaro che altro che ambire al secondo. Dobbiamo difendere con l'unghia e con i denti il terzo. Per come si è messa. Pippo. A Pippo, su. Bravo Pippo. Dai. Bobo. Ma Bobo, mamma mia. Bobo veramente gli manca solo il deambulatore. Io continuo a dirlo. È andata nella maniera peggiore possibile. Peggiore possibile. Devastante sta partita. Devastante veramente. Vabbè, ci hanno preso a pallonate e c'è poco da dire. Sconfitta meritata. Primo tempo ero un po' amaro, il secondo tempo hanno legittimato alla perfezione la loro superiorità. E, vabbè, niente, e quindi siamo sempre terzi, hanno preso il via gli altri, la Juve è lì dietro però, quindi dobbiamo veramente continuare a pregare che i risultati negativi siano finiti e che adesso si possa... cominciare a vincere e basta, perché se non si vince e basta comincia a diventare problematico. Ma noi l'abbiamo la Juve? No, mi pare di... Ah, ecco, c'è la Roma adesso, ottimo. Quindi potremmo anche rovinarci la vita direttamente in un solo video.
Dunque, intanto ci dicono qualcosa su McGowan. Stiamo ancora capendo come fare l'estradizione, viste le sue attuali, attuali condizioni legali. È un 65. Diciamo che vabbè. Quindi. Allora, torniamo al predefinita Chievo. E la giochiamo. Qui è venuto, riprende il suo posto. Bolt, anche Young Zaccartino, che è tanto che non gioca. Il mio Unplu, diciamo che torna ad allenarsi un po'. Mettiamo Brignoli per un paio di partite. Pippo Melo va bene. Facciamo un turno di riposo al capitano Piccinocchi. E mettiamo Carminiello al centro del centrocampo. Poi Bobbo, che non te si può veramente guardare ultimamente. Mettiamo Oba Oba insieme a Drogba. Bene. Così abbiamo con la Roma uno schema un po' più dinamico. Sperando che basti. Ma perché abbiamo 95 di gradimento dirigenza? È leggermente ingiustificato viste le ultime uscite. Vabbè, tanto la dirigenza è contenta a prescindere, non gli pare vero. Andiamo. Ragazzi, qua oggi credo che una sconfitta vorrebbe dire sorpasso da parte della Juve. Evitiamo, per cortesia, perché c'è. Dopo un campionato come questo, perdere la Champions sarebbe veramente un colpo al cuore. È buona, l'hai visto? Venuto? Venuto, ti prego. Venuto. Bravo, Venuto. No! Ma come siamo posizionati male se un tiro in porta sbagliato spinge la Roma in contropiede? Calma. Usain! È rigore. Ma porcaccia la miseria, ma... Questo perché si è buttato, perché se si è buttato era rigore netto. Mamma... Oh! Ma perché? Mi dovete far perdere 10 anni di vita su ogni filtrante. No, mamma mia, Brignoli, grandissimo. Butta fuori, Young! Niente, come con l'Inter, ci stanno a schiacciare tantissimo. Andiamo il contropiede fulminante. Niente, non riesco a fare uno scambio davanti. Ma guarda, mamma mia. Sembrava il tipico palo gol proprio di cattiveria che FIFA ogni tanto ti impone. Il fatto che la palla sia uscita non ci posso credere. Occhio al giocatore della Roma. Non lo perde, Pippo! L'ha perso. Bravissimo Nicolas. Fatti vedere. Ma perché? Ma perché? Vai Didier, mettici alla gamba. Bravo Didier. Con calma. Facciamo gioco. Ma manco i palloni stoppiamo più, Didier. T'ha preso il morbo de Bobbo? Finirà malissimo. Mortacci. Fuori. Bravo, Didier. Bravo. Bisogna fare qualcosa perché è tipo... Cioè, ci stanno pressando nella nostra area in maniera disgustosa. Non siamo riusciti a fare niente. Allora, io cambio a centrocampo. Ci vuole la coppia Piccinocchi-Barilla. Per forza, e davanti Drogba non c'è. Metto Duro e Martins. Duro, siamo tutti con te. Oh, io non riesco... Cioè, è una cosa pazzesca. Sto subendo un pressing... asfissiante e non vinco un rimpallo. Ti prego, Brignoles. Mamma mia. Fuori. Calma. Abbassiamo un po' il ritmo. Tipo, calma, relax. Come football manager, dai. Bravo, Duro. Intelligente. Guardalo. Ma perché fin lì? Appoggia. Niente, ci ha rimesso... La capoccia, sì, pure il vantaggio a sfavore, mortacci. Grande Pippo. Ma porca, non riesco a partire una volta. Non riesco, è fuori gioco. Non ti inventa schifezze, è fuori gioco. Mamma mia, è so due, Ma che hanno fatto qualche patch per migliorare l'IA? Perché, cioè, è tipo una cosa assurda oggi. Sia con la Roma sia con l'Inter sono aggressivi come non ho mai visto giocare l'IA. Cioè, pazzesco.
Non riesco. Bravissimo. Barilla. Antonino. Antonino. Non si propone nessuno. Guarda che palla della... Oba. Venuto. Crossa bene. Venuto. Ah. Fallo tattico. Chiamo il fallo tattico. Bra senza fallo, banana. Bravissimo. Allora, con molta calma. Oba oba. La tiene lì. Per duro che non sa come posizionare le gambe per ricevere il pallone. Bravo, duro. Duro. Ti prego, niente. Il primo tiro in porta della partita all'82esimo. Questo la dice lunghissima sulla nostra partita di oggi. No, no, ragazzi. Pippo, bravo, Pippo. No! No! Mamma mia, mamma mia, Zaccardino che hai salvato. Fuori, fuori sta palla, vi supplico. Mettiala lì, Brignols. Ci sta Oba Oba da solo, niente, manco, manca a servire. Manco che le mani, siamo buoni. Aia, aia. La puoi dare a uno libero? Grazie. Niente, non ce la facciamo. C'è una sorta di problema comportamentale qui. Bravo, ma ci piace così a noi. Bravo, banana. Fatte butta fuori, ma che te frega, ma va bene così. Ma va bene così. L'importante è non farli arrivare in porta. No! Mamma mia! Ok, vabbè, io ci posso stare. Come è andata la partita? Quanto è? 30 tiri a 1? No, 10 tiri a 2. Vabbè, io non so del secondo quando l'ho fatto, ma va bene uguale. Devo dire, oggi squadra concentrata, solida. Proprio, mamma mia. Dunque, la Juve che ha fatto? Non si sa. Ci tengono sulle spine. Adesso ce lo diranno. Che partita allucinante. Che partita allucinante. È stata una cosa... Boh. Non so veramente, cioè, vi dico con sincerità, è stato... Cioè, è veramente strano perché sono troppo aggressivi rispetto al solito. Non mi spiego come mai. Allora, vediamo intanto la Juve che cosa fa, perché sono tipo iper preoccupato. Allora, reso conto mensile... Aia. Brignoli, vabbè, due giorni di stop. Poi Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Uruguay, vabbè. Quindi, reso conto primavera. Allora, Diakaba, non mi sembra granché. E Koku, sì, l'anno prossimo, sperando che ce lo diano l'anno prossimo. Poi c'è la spia, che sta... beh, un 39, Dio vero, complimenti. Babucar mi sa che è un bello scarparo. Wumplu, difensore centrale, che ha un ottimo scatto, per cui mi intriga parecchio. Caramoco, attaccante centrale con 73, questo diventa un animale. Infatti lo stiamo allenando, se non sbaglio. Alphandry, sempre ridimensionato. Malik Bonsu ha un discreto scatto. E Abdoulaye Wumplu, questo è il più forte di tutti. Questo diventerà un animale vero, però speriamo di avere il tempo di allenarlo come si deve. Dunque, Obafè, non mi va. Ah, ho capito, Obafè. Tutti i giorni, mo, cominciamo? Non mi va, non va. Tanto la Juve ha pareggiato, anche la Juve. Qui siamo ancora salvi. Dunque, la prossima volta, mega episodio da 3, così concludiamo il campionato. Avremo Crotone, Bologna e Benevent. Quindi venerdì si chiude il campionato. E speriamo bene. Dunque, l'ufficio ci dicono: resoconto talenti. Allora, è arrivato Herbert Kraus con Offia. Non mi pare. Ciao. Dixon Ubogu, centrocampista centrale. Continuiamo con Dixon Bada.
Dixon Bada quasi qua. Kingsley Lawal, è tornato Lawal che fa tutti i ruoli ma li fa tutti malissimo. Bene, ciao Lawal, alla prossima vita. Darlington e Koku. Darlington, vabbè, intanto Dixon Bada io non posso non prenderlo. E Darlington e Koku lo prendiamo anche lui, perché i fratelli e Koku. Ma prendiamoci pure Ubogu, li prendiamo tutti, poi vedremo di che cosa si tratta. Sì, vediamolo subito. Allora, Krause ha finito, meno male che non avevo letto, ma io non so perché non leggo mai quando è l'ultima volta che stanno per fare il loro controllo. Dunque io direi di andare, non ci siamo mai andati nella mia carriera, a cercare l'erede di Marcelo Salas. Io voglio un attaccante, o di Zamorano anche. Il Dovine Zamorano. Allora, fateci vedere intanto il vivaio. Dunque, il fratello di Ekoku, allora, Darlington, dov'è Darlington? Darlington e Koku corre, ecco, quantomeno abbiamo uno che corre. Poi Dixon Bada non è malaccio. E poi c'era l'altro nigeriano, dov'è? Julius e Koku, no, questo è quello che avevamo già. Dixon Ubogu è un 47. Vabbè, vediamo poi come procede la primavera. Krause è partito. Niente ragazzi, a questo punto direi che va bene così. Allora, la prossima volta avremo senza Martins perché proprio no. Mettiamo Cipollino e Drogba, con una formazione abbastanza solida, nel senso che voglio vedere un po' come se la cava Picciocchio con Boateng. Bolt, Zaccardo al posto di Teravest. Banana, mettiamo Onyeu. Ecco, questa sarà la squadra titolare per la prossima, per il prossimo episodio, l'ultimo episodio di questa stagione, e vediamo un po' come si riesce a concludere il campionato. Detto ciò, niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento a venerdì per chiudere il campionato. Ciao ragazzi.